Allora, Krishna, all'inizio siamo all'inizio del capitolo Dasso, Vav Amudbet. היו שניים רואים אותו מחלום זה, ושניים רואים אותו מחלום זה, ואחד מטרה בו באמצע, בזמן שמקצתם רואים אלו את אלו, הרי אלו עדות אחד ואחת, ואם לאו, הרי אלו שתי עדויות. לפיכך, אם נמצאת אחת מהן זוממת הוא, והם נהרגים, והשנייה פטורה. רבי יוסי אומר, לעולם אין נהרגים עד שיהיו שני עדיו מטרים בו, שנאמר על פי שניים עדים דבר אחד, דבר אחר. דבר אחר, על פי שניים עדים, שלא תהיה סנהדרין שומעת מפי מתורגמן. Due che vedono qualcosa sta succedendo alla finestra, sono due. No, allora, due vedono dalla finestra, Ushnai e Motone Fonte, gli altri vedono, gli altri due vedono da un'altra finestra. Vehad Matrebo Benza è uno in mezzo tra l'altra. בזמן שמקצתם רואים אלו את אלו. Nel momento in cui una parte vede, si vedono l'uno con l'altro, una parte degli Edim si vedono. Una parte degli Edim, cioè i due che si vedono uno con l'altro gli Edim. Sì. Are Elu ed Utachat sono considerati come una sola testimonianza. Ah, anche se sono due gruppi, sono considerati una testimonianza sola perché si vedono tra di loro. Sì. È la regola che vale anche per altre cose, questo, per vedersi in parte, l'ho preso proprio con la vita Amazon. Compare la persona di vita Amazon, si possono contare se una parte vede l'altra. E quando stanno in stanze separate? Eh? Quando stanno in stanze separate? Sì, stanno in stanze separate. Si vedono evidentemente. Magari è un tavolo lunghissimo, tipo quelli. Basta che non detto che tutti si debbano vedere, basta che alcuni vedono, riescono a vedere. Del primo gruppo e del secondo gruppo. Vim Lav. Vim Lav è lo stato per considerare due testimonianze. Le Fichachi. Quindi, se una di queste due gruppi, di questi due gruppi, Zomemet, viene zomemata, come dice Koenka, e Vem, la prima vengono uccisi. No, U Vem Neregim. U Vem, cioè sì, la prima. Sia la prima. Ah, sia la prima che la secondo gruppo, no, si sia vede. Lui l'imputato. L'imputato, l'assassino. E loro, i testimoni, vengono uccisi. Sono due testimoni. Se non si vedono l'uno con l'altro, sì. A questo punto sono due catote di testimoni. Sì. Uno di questi gruppi viene, due di questi nomi vengono decisamente. A questo punto, da una parte, questi sono Zomemim, e quindi sono ammazzati. Però l'imputato è comunque accusato da un'altra catedim che è valida, che è valida, e quindi viene condannato anche lui. Che se si vedono invece, un unico gruppo di Edim, e allora quindi muoiono tutti e due gli Edim, tutte e due le cose, no, e quello si salva. No, un unico gruppo di Edim. Quindi nel momento in cui vengono resi Zomemim uno, vengono resi Zomemim anche gli altri, cioè, o meglio, non vengono resi Zomemim, non è che posso condannarli per questo. Perché non è, cioè, la condanna è personale, non è che posso condannare uno perché ho visto l'altro, però cade completamente la testimonianza, è un intero gruppo di Edim che cade. Okay. Quindi gli Edim sono resi Zomemim, la testimonianza non è più valida, il vizio si salva. Nel caso invece in cui sono due titolati Edim, a questo punto una rimane valida, quindi sia abbiamo i Zomemim, sia la condanna dell'imputato.
invece la natura Rabbi Yose Omer, Rabbi Yose invece dice Leolam en Haragim Chiushne Edav Matrimbo, che la tra, quello che Rabbi Yose sta dicendo, che la tra deve essere valida per tutte e due le, cioè da parte di ogni carcere deve essere una tra. Non ci può essere una tra comune. La tra deve essere separata. I testimoni della tra. Quindi così come deve essere separata il gruppo, deve essere separata anche la tra. No, non è questo caso, per questo caso qui sono praticamente due carte da tradire che non fanno la tra. Dopodiché c'è uno in mezzo che fa la tra. Sì, si sta discutendo se questa tra possa essere valida per entrambi i gruppi. No, se è valida in declaro. Se a meno che loro non facciano loro stessi a tra, non è valido. Entrambi. Sì. C'è mia mano la Pishnaia, poi riparta a guardare su Kim. Secondo due testimoni. Da Barachera, Pishnai e Medim, Shelotti, Esare, Drim, Shomat, Nipia. Ok, allora, perché dice, su quale si basa, così, per dire che la tra deve essere fatta da Medim? Sul Pasuk, che dice, al Pishnai e Dim, al Pishnai e Medim, sulla bocca di due testimoni. Non sulla base dei due testimoni, ma sulla bocca dei due testimoni. Da cui si impara che devono parlare e devono fare la tra. Okay? Deve esserci la bocca dei due testimoni. Chiaro? È chiaro la situazione? Sì, sì. Da Varachari c'è una seconda interpretazione proprio di questo stesso pasuk. Al Pishnai Medin, Shlotesa Nedrin Shomat Mipia Metugeman. Che la Sanhedrin non senta dal Meturgeman, cioè dal traduttore. Al Pishnaim io devo sentire direttamente i testimoni, non posso sentire attraverso una traduzione, come che fa l'interpreta. Quindi al Pishnaim Edim, cioè la testimonianza deve essere, la traduzione di Rabbi Yossi, al Pishnaim si riferisce alla tra, il P deve essere della tra. Secondo invece, la seconda interpretazione, il P di cui si parla, la bocca di cui si parla, è la bocca della testimonianza. Io devo sentire direttamente dalla bocca dei testimoni e non da uno che traduce. Cioè questo Turgeman era uno che che spiegava quello che spiegava il rap, quando spiegava nel questo è la Sanhedrin. In questo caso è così. No, qui stiamo parlando di uno che fa l'interprete io e due parlano tuco, non so il tuco, traduco, porto un traduttore che ne traduca quello che dicono. Quindi anche qua sto dicendo che anche se parlano in turco, comunque il tribunale deve sentire in turco. La testimonianza in turco. Deve sentire la testimonianza in turco, non può sentire la testimonianza dalla turca. No. Non faccio prima portare dei giudici che parlano turco. Lo so, mi è sempre era possibile. Mi è sempre era possibile, anche adesso. Alternative non ne hai. Eh? Alternative non ne hai, sì, lo lasci a piede libero. Sì. Ma qua non sta dicendo che poi viene il Meturgeman, lui dice che prima devono sentire quello in turco e poi possono sentire quello che gli pare, anche il Meturgeman, perché se ne fanno non capiscono. No, no, devono capire tutto. Sentire, capire e capire. Anche perché l'interprete cosa fa? Non fa altro che fa una traduzione simultanea, se quelli non aprono bocca l'interprete non dice niente. Certo, lo sentono, ma non importa, devono capire il tuo. Devono capire la testimonianza, un grosso limite in realtà. La gente parla la stessa lingua, chiaramente è un caso abbastanza. Adesso siamo Ai tempi del Talmud la gente parlava greco, latino, aramaico, ebraico, chissà cos'altro da quelle parti. Sì, però le sapevano queste lingue. Erano lingue che conoscevano, soprattutto Sanhedrin conosceva sicuramente le varie lingue che erano comuni. Il problema è che era un tizio che parla una lingua strana, questo è il problema. Perché in genere, anzi, una delle caratteristiche dei membri del Sanhedrin che dovevano sapere la lingua.
Tanto dice Lukács, no? Anche il 70 è una caratteristica, cioè per far parte del San Vito bisogna sapere la lingua. Vuol dire donare già anche giudici del edotto di minoranza che erano presenti nel paese in quel momento. No. Semplicemente che studiano, diritto delle minoranze. Dire che bisogna studiare, quando dicevano che bisogna studiare erano serio, non facevano la finta di studiare, studiavano davvero. C'erano tutti gli Erasmus. Ok, dai. Okay. Amara Sutra, Bartuvia, Amarav Manin, Amarav, Minain le dut mi ofede Chitsula, Shenemar lo yumat al pi ed echad, Mai echad, ile mele, Amar. Amar la Sutra, Bartuvia, Amar Rav. Dice Rav, da dove si impara che un edut meyuchedet è Pesulam? Edut meyuchedet vuol dire questo: uno vede da una parte, uno vede dall'altra. Non due vedono da una parte, due dall'altra, come nella Mishnah, ma uno vede da una parte e uno vede dall'altra. Però gli edim stanno insieme. Gli edim stanno insieme, non vedono uno. No, due. Sono due edim che sono due parti. Sì. Uno sta a destra, sì. Cioè uno non vede l'altro. Uno vede l'altro, può anche se vede l'altro, in realtà non è. Non so se anche se vede l'altro. Lasci di cedino. Non vede. Non si vedono l'uno con l'altro. Quindi questo è l'edut meyuchedet. Quindi la cosa si impara che l'edut meyuchedet, cioè non posso associare le due edut, cosa sarebbe normale da un certo punto di vista. Io due persone vedono una parte dall'altra e associo le due edut. Ok. Sipsula Shenemar, perché è detto lo yumat al piede had, non può essere ucciso sulla base di un solo testimone. Ok, allora, questo in realtà questo verso non proverebbe niente, direbbe semplicemente che non si può giudicare sulla base di una sola testimonianza, cioè ci sono due testimonianze. Ok. Allora, vediamo. Ilema ed had mamash. Mi resha shamimala al pishe naimedim e la mai echad. Ok, dice, se diciamo che al piede echad vuol dire che non può essere giudicato sulla base di un solo testimone, questo già lo si capisce dall'inizio del pasuk che dice al pishe naimedim sulla base di due testimoni. Ovviamente se dico sulla base di due testimoni sto dicendo che uno non basta. Ok? Quindi lo yumat al piede had è in più, è inutile. Se dico che deve esserci due testimoni, ovviamente non ce ne deve essere uno. È un sorrisetto. Quindi non ce ne deve essere uno. E quindi dire ancora di nuovo, ripetere che uno se non è inutile. Allora, che cosa impariamo? Non che sia che non ci deve essere un testimone, questo lo sapevamo già, ma che sia uno. Echad. Uno da una parte e uno dall'altra. Ma se uno vede l'altro e l'altro non vede il primo? Non è possibile. Anziché uno. Cioè. Possibile che sono. Certo, uno più alto dell'altro. Una finestra e poi un'altra finestra. O uno più alto dell'altro. Cioè. Giusto, bravo. Ma in genere quando ci si vede, ma per come possibile non è possibile? Se io vedo l'altro e vedo l'altro mi vedo. No, sappiamo che tutti e due sono qua dall'incrivine, uno dal primo piano e dal terzo piano. Quello del terzo piano vede quello del primo. Può vedere. Non vede quello del terzo. Forse se alza gli occhi vede dove vedere. Potrebbe, ma non l'ho mai fatto a caso. Sì che non lo veda, lo può vedere. Dovrebbe essere. Non lo so, se non si vedono, si potrebbero vedere ma non si vedono. E se non si. Ok.
Ok, il lema è Mamash, diciamo che è Rechav veramente, mi riesce a sciaminare, lo sapere, lo sentiamo dalla Resha, al Krishna in Ella, ma io Rechav, che vuol dire Rechav, Rechav, Tanya Namiachi. Tanya Namiachi, to yomad al fiyed Rechav, e avvi shenayim che roim ato, Rechav mechalom ze, Rechav mechalom ze. ואין רואים זה את זה שאין מצטרפים ולא עוד אלא אפילו בזה אחד בזה אחר זה בחלון אחד אין מצטרפים si porta una baraita, in Italia non mi c'è una baraita, che dice anche questo. Lo imparato al piede a non può essere ucciso sulla base di un solo testimone, nel Vishnai, per portare, per dirti insomma che la cosa vale, per due che vedono uno da una finestra e l'altro dall'altra finestra e non si vedono l'uno con l'altro. C'è un mister film che non si associano le due testimonianze, ve lo odio, ma non solo questo, ma anche se filo anche se sono uno dietro l'altro, nello stesso, nella stessa finestra, è un mister film, non si associano. Va bene? Stessa cosa, l'ultima Yuchedet, cioè ognuno dà la sua testimonianza, ma il vedono in loro non si vedono fra loro, quindi loro non sono un catedì. Tu che stanno uno dietro l'altro non finisce. Forse sarebbe tradotto uno dopo l'altro. Uno dopo l'altro, sì, no, dopo. Ah, dopo l'altro. No, no, in termini temporali non spaziali. No, ti ho detto dietro l'altro. Sì. Ho detto dietro, no. Dopo. Dietro l'ascensore. Ah, sì. No, cioè. No, dopo, no, no, sono lì, sono quelli che stanno insieme. Mm-hmm. Ok? La storia dell'omicidio dell'università, che la studente si è ammazzata, nessuno. Ok. Amare il re e amarle era papà, le abbaie, asciata. Ma amare Echad Michalon Ze ve Echad Michalon Ze dei ka chaze kulo maase vei ka chaze kulo maase amarta lo mistarfe beze achar ze deai chaze plaga palga de maase vei chaze palga maase vei chaze palga maase midaye allora quella domanda è al papà tu come sarà capito? Il secondo caso è abbastanza ovvio, cioè il secondo caso è ovvio dal primo. Allora nel caso in cui due vedono uno da finestra e uno dall'altra, tutte e due vedono la stessa azione, vedono tutta l'azione, okay? E gli hanno detto che non sono validi perché non si vedono uno con l'altro. Certo. Nel caso invece di uno dopo l'altro, sicuramente uno vede una parte dell'azione e l'altro vede una parte dell'azione, a maggior ragione non sono validi. Come lo ovvio che non sono validi, non ritengo validi due che hanno visto tutta l'azione, ovviamente non ritengo validi due che hanno visto metà l'azione. Ok, quindi non si capisce bene cosa ci venga aggiungere quello. Ok, traduciamolo. Dice la Baba è. Uno da una finestra e l'altro dall'altra finestra, che vedono tutta l'azione, e quell'altro vede tutta l'azione, a Marta l'omistarf dice che non si associano, uno dopo l'altro, che uno vede metà azione, l'altro vede metà azione, c'è bisogno di dirlo, è ovvio. Ok. Amarle, lo nizraha e la leboel e ta erba, amarba, imayuro im et amatre o amatre roe otam e mistarfim. Ok, la mistarf, la nizraha e la leboel e ta erba. Risposta, qual è? Solo in un caso, solo nel caso in cui c'è. No, noi siamo sempre fissati sull'omicidio. Sì, ma potrebbe essere qualsiasi potrebbe vera. Essere un'altra cosa, potrebbe essere per esempio un rapporto sessuale,
potrebbe essere un problema di area iotta. Mm-hmm. Allora, in quel caso uno vede una parte azionata e una parte azionata, per esempio capo dello svuoto, e quindi tutti e due vedono la stessa cosa. Cioè in caso di omicidio quello che stai dicendo è che se uno viene dopo l'altro non ve- o uno vede l'omicidio o lo vede l'altro. Appunto. Nel caso del rapporto sessuale, cioè, rapporto sessuale continua. Nel tempo, cioè non è che io quando l'ho ammazzato, l'ammazzavo 5 minuti, ma quelli là stanno là più di 5 minuti. Quindi può essere benissimo che tutte e due hanno visto la, la stessa azione, più o meno, tanto quella, insomma. E quindi stiamo parlando di quello che arriva in questo caso, un senso. Ok. Amarala, Imayuro, Imetamatre, Uamatre, Roeuta, Mr. Ping. C'è una terza persona qua. Sì, ma il caso della Mishnah, dove un halon è dato al halon. Sì, e c'è un matre in mezzo. E c'è uno in mezzo. Allora, dice Ravà, dice, allora abbiamo detto se si vedono i testimoni. Io dico no, basta che il matre, quello che sta in mezzo, veda i testimoni. E questo unisce le due chitote di. Ma l'obbligo non era che il testimone facesse una catra, ma oppure può essere una catra. Ma questa è la prima di Dio, sì. Apposta. Ma non è sempre la prima di Dio, sì. Eh? Non mi sa, anche a dice questo. La prima di Dio, sì. Ma mi sa, Tanaka Ma dice, parla di un altro che fa la prima. Sì, Dio, sì, dice non è valido, però il fare cammino su questo, quindi anche se non si vedono, se uno in mezzo li vede, se uno in mezzo li vede, succede questo, fatta collegamento, ok. Piamara va ma tre shamru a filo vipi azmo vi a filo vipi ashed ammazza ashed è quello che vede. Lo scelgo, allora ci abbiamo gli spiriti adesso, i testimoni. No, non testimoni. Ok, non è, non è testimoni, ma tra. Qua si intende, il problema qui è cosa si intende per la tra. Siamo per gli aspetti pittoreschi del scelgo, ma cosa si intende per la tra? Vuol dire che io so che sto facendo una cosa vietata. Ok? Chi mi deve avvertire? Allora, io, la Biosa dice i testimoni stessi. L'opinione diversa è chiunque. L'importante è che io lo sappia. E quindi, che significa chiunque? Perfino la persona che sta per essere ammazzata, bisogna avvertire. A filo mi piazzmo. Eh? A filo mi piazzmo. Cioè, azmo vuol dire non lui stesso, ma la persona stessa che viene ammazzata gli dice guarda che dice quello che ha detto che era fino al quando lo ammazzavo. Ok. Era malico. Era malico. Dice. Peccato sia stato per lui. È stato completamente un peccato. Dice. Impressionante. Però se è la vittima che ha avvisato e i tuoi testimoni non si vedono a questo punto. Insomma, quello che sta cambiando, sì, il problema è se. No, non so chi è che li vede a questo punto. Comunque adesso stiamo passando ad altri, stiamo passando a parlare della tra. Di che cos'è la tra? Ci sono opinioni molto diverse sulla tra. Sono opinioni molto facilitanti, opinioni molto rigorose sulla tra. Alla fine si prendono l'opinione rigorosa, però in realtà c'è anche l'opinione molto più facilitante sulla tra. Sì, perché mi sembra molto facilitante. No, c'è anche di peggio. La filo c'è anche piace, di più. Mi sembra praticamente sì. Facilitante. Molto, ma c'è anche di più. Adesso vedete, la vedrete subito dopo. Amara Mahman. Edut mio chede pescerà. Bedinema mono, vedettive, lo iumata al piede cad, bedine le pasciate. No, lo iumata al piede cad, punto. Allora, altra alaha che dice Rav Nachman, edut meyuchedet che shera bedinema mono. Edut meyuchedet, testimoni che non si vedono l'uno con l'altro, e tuttavia, è kasher in dinema mono. Non è kasher in dinema fasciate, ma è kasher in dinema mono. Perché?
perché c'è scritto lo yumat al piedechad, non morirà sulla base di un testimone. Abbiamo detto che un testimone vuol dire è tutto meglio, detto, però lo yumat lo è ucciso. Allora a questo punto è chiaro che non si parla di venere una morte, cioè non c'era pena di morte, e quindi si parla di venere fasciotto. Tutto quel tale parla di venere fasciotto, Però posso anche dire che però, cioè, abbiamo una regola, generale che applichiamo, perché no, comunque è Chabine Monote e Chabine Fashot all'inizio della Sanzana Rien. Quando ci piace facciamo un'analogia, quando non ci piace non la facciamo. No, dipende. In realtà quella Mishnah comincia con Chabine Monote e Chabine Fashot, quindi sono uguali. Dopodiché ha dato tutte le eccezioni, e quindi non è che è semplice quella cosa. Comunque, dice vale benire o no, vale bene fasciò o non benire o no. Benire bene fasciò tu den c'era, vale bene ma no c'era. Che c'era? Vabbè, sta ripetendo quello che ho detto prima. Ma chi fla mausutra? Si oppone rausutra. E la mia tabbe di Nene Fasciot. Di Nene Fasciot, Tazzil. Ok. Ok, ok, dice a questo punto in Dinah Fashot questa cosa potrebbe essere usata per salvare la persona che viene, che dovrebbe essere condannata. Allora abbiamo detto, eccetera, eccetera, a questo punto okay, se si vedono e si vedono, sono due criteri. No, se non si vedono, che sono due criteri. Dice, se noi diciamo che lo yumat al piede chad si riferisce a Dinah Monot, visto che abbiamo una lacha, che dobbiamo cercare di salvare il condannato, veizzi, lasciate tu e da veizzi lo e da, questo è quello che è scritto nella Torah, visto che abbiamo iniziato di Azzilla, consideriamo una sola cat, e a questo punto se una si è resa per sulla, anche l'altra è per sulla, questo è un po' che si manca, eccetera. In totale con il caso in cui non si vede, sì. No, nel caso come che si vede, che si vedono, sì. Ok, allora alma tnana uvenere, però in realtà è detto lui e loro vengono uccisi. A questo punto non è così, quindi se tu dici che questa è soltanto per dire una morte e che è fatta quindi per salvare, a questo punto dovrebbe essere, anzi dovremmo trovare il modo di renderli più sulle industrie. Invece la Mishnah dice il contrario, dice Uvenna, e a questo punto una cuscia è quello che dice, dice che va ora Razzutra. No, Razzutra fa la cuscia, Al-Rahman. Okay. La Brahma non dice che è tessera nell'altro caso, dice sicuramente che scerà. E che scerà Bedine Mamonot. Sull'altro caso non si sbilancia. Lutra dice, se io dico che tutto questo è Beyuchad e Zenana Fashot,
dovrebbe essere applicata anche dai Ciloeda. Quindi non dovrei andare a cercare il caso in cui una carta è valida e l'altra carta non è valida. Dico che sono tutte e due non valide. Devo cercare di renderle non valide per salvare l'imputato. Vedete, tutta questa cosa qui è soltanto di Dylan Farshot. Dovrei applicare tutte le regole di Dylan Farshot. E quindi la cuscia è tutta questa cosa qui del non valida per Dylan Farshot, non valida per Dylan Farshot. Lui non è accettato questo. Cuscia! E poi che no. Sia... Ah. Vi vedo una piccola ei sulle parole di Ragnar. Che mi fa pensare che questa cuscia non è tanto. Ok. Andiamo avanti un secondo, arriviamo fino alla Mishnah, poi facciamo uscire. Rabbi Yossi Omer, Behulu, Amar le Rapapa, le Abaye, Umi, Emit le Rabbi Yossi, Taisvara. Taisvara. Dice allora, Rabbi Yossi dice, vi ricordate, la Mishnah è quello più Mahmeh, io stavo facendo la tra, sì. E dice che se non ci sono, se i due di non fanno tra, la tra non è valida. Quindi se un altro fa la tra non è valida. Ok? Al contrario di quello che avevo detto prima, chiunque, anche la V fa la tra. Ok? Ok. La papà chiede a Bayerno, ma veramente Rabbi Yossi dice questo? Scusate questo senso. Umitle le Rabbi Yossi, amare la papà Rabbè, dice la papà Rabbè, umitle le Rabbi Yossi a Isfara, Rabbi Yossi veramente pensa così, ha questa idea. Vietnam, Rabbi Yossi Omer, assonene rag bipene sheu kemuad umutre. Dice, cioè abbiamo una Mishnah in cui viene detto che Rabbi Yossi dice che il sonè, la persona che odia un'altra persona, che si sa che lo odia, non ha bisogno di atra praticamente, è considerato come avvertito umutre, è già, ha già l'atra già fatta. Okay? Quindi super facilitante sull'atra, ancora più di prima. Che non solo non c'è bisogno che i due testimoni facciano la tra, ma addirittura non c'è nessuna tra. Perché? Perché lui sa benissimo, sa, visto che è colui che lo odia, sa che una cosa del genere non la può fare. Ed è muando, è già avvertito. Come fare? Lo stesso che Bio si dire ci vogliono che i testimoni, tutti e due i testimoni facciano la tra, quando dice che in alcunità di due non c'è bisogno di altre tra. Ok? Una contraddizione termina. Risposta a Marle au Rabbi Yossi per Yehudai, quello è di Rabbi Yossi da Yehuda, è un altro Rabbi Yossi. Ok? Vabbè, Yossi non è che sia proprio un nome però sembrerebbe qua la Gemara pure dopo questo sistema crescito, come se lei individua il cammino secondo una linea di pensiero. Assolutamente sì, non di linea di pensiero, una linea di Aha. La linea di Aha, perché non lo sta citando per un altro caso, sta dicendo ma come quello lui che era difficile su questa cosa qua improvvisamente fa una cosa facilitante. No, non su questa cosa, sullo stesso argomento. Sullo stesso argomento, vabbè, cosa. Ma comunque non è lo stesso quello. Esattamente lo stesso. In un caso dice non c'è bisogno di altre, o lo spiego. Che dico quel caso è diverso, poi in un caso dice non c'è bisogno di l'altro, in un caso dice la tra deve essere fatta del testimone, è una contraddizione chiara, certo che ci sono scelto, ovviamente che ci sono scelto, il problema è individuale delle scelto, non è il problema della storia di Scitotto, quando io contesto quando si va per Scitotto, è il contesto che si possono trovare le scelto, il problema è che bisogna trovare, che bisogna, allora nel momento in cui io, allora lui sta riferendosi a una cosa che ho detto una volta per contestare un libro, va bene? Il libro era stato il libro di Stefano Levi e Stefano Yachnai. Ma è vero, cioè, che è interessante come libro, dovrebbe essere interessante come libro, non è che sia interessante. Però quello che fanno è mettere e dire ci sono che un'idea che è questa, l'altra idea che è questa, e tentano di svolgere un pensiero coerente da questo punto di vista. E dico, non è facile fare una cosa del genere, perché? Cosa devo fare? Devo dimostrare che è sempre così. Cioè, non è, allora, è già difficile, allora, il caso di cominciare la Gemara lo fa, ma lo fa da un punto di vista di Allah.
che è più semplice, ok, qui la pensi così, qui dici questo, guarda, vi spieghiamo perché su questo ti contraddici, ok? Farlo sul pensiero è molto più complicato, uno perché uno può anche cambiare idea, ok, è una cosa della vita, può cambiare idea tanto per cominciare. So, io dico una cosa quando ho 30 anni, dopo 2 anni ho 50, ne dico un'altra, abbiamo fatto tutti, ok? E a questo punto uno può cambiare idea. Due, devo prendermi tutto il Talmud, no? E non solo il Talmud, il Midrash, eccetera, eccetera. Ogni volta che compare uno, quel Raham deve essere coerente con quello che io dico. A quel punto l'ho dimostrato. Se invece non è coerente in un solo caso, a questo punto non l'ho dimostrato. E questo è il problema. Questa operazione è da super, chi è capace di fare una roba del genere? Cioè, la velocità bisogna essere non degli esperti, dei super, super, super esperti per poter fare una roba del genere. Questo la contesto, non la contesto perché non è possibile in sé, non è che sia di per sé impossibile, è molto difficile da dimostrare. Io dico, questa è la pensa che io ti porto, ti trovo sicuramente un Midrash in cui dice una cosa diversa, perché spiegamelo, puoi spiegarlo, può darsi, però non è detto che riesca a spiegarlo, e poi io te lo posso portare, ma può essere che io non te lo porti, ma ce ne sono. Che cosa ci può essere, quindi è sempre un'operazione discutibile quella della scelta, ma là certo che lo fa, ma può permettersi, ok, la Gemara sa che cosa ha detto uno, ha detto l'altro, però anche la Gemara lo mette in discussione, perché arriva uno che dice ma no, non è vero, lo dice, dice questo, però si può spiegare che la pensa me, no, oppure dice che abbiate idea. Poi devi cambiare idea, anche in Allah si può cambiare idea in alcuni casi. C'è possibilità, ok, non è secondo la città, può anche là e si dice cambiare idea, però certo va spiegato, perché io mi trovo davanti a due idee contraddittorie, va spiegato, questo è tutta la sacralità che magari spiegare le contraddizioni. Okay, comunque qui è espressione semplice, si due persone diverse, non lo semplicemente, per il caso si chiamano tutte e due rabbiose. Ok. Ok, Rabbi Yossi, avevo Rabbi Yossi per Yoda, quella di Rabbi Yossi per Yoda, Betania, perché c'è l'operaita che dice Rabbi Yossi per Yoda, Omer, Haver en Tzarich HaTrah, guardate, questa è forse la più estrema in assoluto, Haver en Tzarich HaTrah, Haver il Chacham, il Talmid Chacham non ha bisogno di HaTrah. Ah, Haver il Talmid. C'è un titolo di Haver, ma quello che lo bene in italiano. C'è un titolo intermedio tra Rav, fra maschile e Rav, è quello di Haver, Haver e Chacham. Okay. Il Haver non ha bisogno di Atra, il Chacham non ha bisogno di Atra, che cosa sa? Quindi se le sa, se l'Atra è semplicemente dire qual è il din, questo lo sa già, il din. Questo è il din. Le fiche lo ritorna a tra e la fin ben sciogliere le mesite. Perché la tra a cosa serve? La tra è stata data soltanto per distinguere fra involontario e volontario. Questa è la fine. Lo sa benissimo, quindi non può dire che è involontario. Questa è l'idea di Rabbi Yossi. L'aiuta. L'altro Rabbi Yossi invece dice no, è quello che dà l'idea più estrema, ci vuole la tra dei due testimoni di Shota Mansa nel momento dell'azione. Maule uso di altro le camme di Rabban. A Maule usa degli stranieri che sono venuti davanti a Rabban. Dove stai leggendo? Sei andato troppo avanti. Sono andato avanti. Dalla Rachera. A Mishnei Medim Shalotiesa. Dice Mami Pietro Gamani. Da un'altra spiegazione di Tendere. La spiegazione dell'Alpishnaim. Alpishnaim Medim vuol dire traduttore. Che non ci sia il Tugeman. Che non ci sia il traduttore, va bene? Questa è la prima. A Nau le use de Atto le sono due stranieri, degli stranieri, dei testimoni stranieri, lo Asim, che sono venuti davanti a Rava.
ok, Rava Tugaman Benaya, Rava mette un traduttore in mezzo. Quindi Rava in contraddizione con quello che dice questa Mishnah. E che arriva anche, come è possibile che abbia fatto così, Atenash, Rotter, Sanedin, Shomato, Tugaman, che lo abbiamo studiato, che lo Sanedin non può sentire dal Tugaman. Risposta, Rava mi dà Avayada, ma de Aruamre, de Hadurehu della Avayada. Ok, dice Rava, sapeva quello che dicevo, capiva la lingua, non sapeva rispondere. Non era in grado di rispondere nella loro lingua, ma capiva la testimonianza, l'ha capita e non aveva bisogno del traduttore per la testimonianza, cioè sapeva la lingua, non la sapeva parlare, non era in grado di rispondere alla lingua, quindi aveva bisogno lui di un traduttore per rispondere, per fare domande ai testimoni, eccetera, eccetera. Però in realtà quello che loro dicevano non lo sapeva. Ok. Il A Vetuvia. Il A Vetuvia che vive di Arba Ave. Savara Papa, le mema, cabe lo veo malve. Rechikenino, אמר לה רב אונה ברד הרב יהושע לרב פאפה הילית לה ללווה לב פתר ארבע עזיר מלווה איל אבטוביה לא פשוט שהיבה דארבע ארבע ארנו פרנטי del ארב del גרנט c'è un prestito ci sono debitore, creditore e c'è uno che fa da garante. Allora arrivano due testimoni di questo prestito, i due testimoni sono parenti del garante, non sono parenti del debitore né del creditore, però sono parenti del garante. I testimoni non possono essere parenti, però in questo caso non sono parenti delle due parti, sono parenti del garante che non è parte teoricamente. Savar la papà, ma se il papà pensa di dire da belovè il malvè, la parte da per quanto riguarda il lovè e il malvè, loro sono lontani, cioè non sono parenti, e quindi testimoni validi. Questa è l'idea di Rav Papà. Amarle Ravunna, berede Rav Yoshua, gli dice Ravunna al figlio di Rav Yoshua, Rav Papà, se il lovè non ha i soldi per pagare l'albatar arva asil malvè, non è il malvè non va dal garante, e quindi il garante è uno che a un certo punto potrebbe pagare, e quindi se sono parenti allora testimonianza ne va. E ci sta a fare questo pezzo qui? Si parla di sempre di testimonianza, di problemi di testimonianza, che anche la storia, che cosa prima di... Sì, non è strettamente legato, non strettamente legato, ce ne sono ben altri di questo. Si parla di testimoni, si parla di casi in cui i testimoni non sono ebraici. Abbiamo parlato di vari casi in cui i testimoni non sono ebraici, anche questo è un caso in cui i testimoni non sono ebraici. E poi è sempre, aspetta, e questo è sempre Rav Papà che parla. Prima c'era Rava. Sempre Rav Papà che parla. Quindi hanno associato anche per quello probabilmente, perché è Rav Papà. Rashi. Papà, faccio io? Dalla Mishnah? מתניתין הרי אלו עדות אחת, ואם הוזם אחד מהם או שניים ולא הוזמו כולן, אין נהרגים. Quindi, tradu qua anche. E se viene zomemato uno di loro o tutti e due,
però non sono stati sommati tutti quanti e non vengono uccisi. Quindi c'è una sola testimonianza, quindi per essere resa zomeme la kat devono essere resi zomeme tutti quanti. Se non vengono uccisi, anche se la testimonianza non è valida, però non vengono uccisi. Shelot Esra Netrin Shomat עדות העדים מפי התורגמן צריכים הדיינים שיהיו מכירים בלשון העדים ולא שיעמדו, שיעמידו מליץ בין אותם. Cioè non deve, il Sanhedrin non deve ascoltare la testimonianza dei testimoni dalla bocca di un interprete, devono i giudici conoscere la lingua dei testimoni e non devono, come dire, stabilire un intermediario tra di loro. Edut meyuchedet. אחד רואה אותו מחלון זה ואחד רואה מחלון זה ואינם רואים זה את זה. Quindi uno vede l'omicidio, quello riferito all'omicidio. Da una finestra, uno vede l'omicidio da un'altra finestra, però non si vedono tra di loro. E voi le taerva, sheyesh, dai, bereyat kol echad. Afilu achi, lo mistofi. Che c'è abbastanza nella sì, testimonianza sì, di ognuno. La testimonianza è abbastanza per essere valida. Cioè, nonostante non sono una, no, non compongono una testimonianza unica. Mi piatmo, aoregatmo, aurugatmo, itravo. È lo stesso ucciso che ha fatto l'altra. אלא מעט דקשרים בעלמא או מצטרפה. כיוון גם לא קונסידרטי קשרים, כוונדי, עושים מסכומה. מינו מוניקה טסטימוניאנסה. ודיני נפשות, כששניים רואים מחלון זה ושניים מחלון זה, והוזמה כת האחת הצטרף עדות זו להיות כולם ככת אחת להציל את הזוממין ואת הנידון שתהא עדותן בטלה כיוון דבעלמא מצטרפת יש טעם כאן להצילו ורחמנה אמר והצילו על דעת. Quindi degli Edim che Sharim vedono da questa finestra e gli altri due vedono dall'altra finestra e viene Zomemato. Non si vedono. E non si vedono, lo dice lei. Sì, e poi c'è che se no non si capisce quello che dice dopo. Ok. E viene esonerata testa refe du zoglio anche che venga considerata un'unica edut anche se non si vede non è considerata un'unica edut le azileta zomemin per salvare gli edim zomemati vetanidon ed imputato cete edutan vetelan affinché sia tutta la loro testimonianza invalida perché visto che normalmente quando si vedono mister refet gli Eshtam Kanda Silo c'è un modo per salvarlo. E la Torah? Ma non è il dicono il Silo. Quindi si salvano anche i Zomemin in questo caso. Sì, si salva tutti. Mentre c'è scritto Uven e Edi. Ok? Umi itle le Rabbi Yossi atrak lal. ואתנן רבי יוסי אומר השונא שאמר בשוגג הרגתי נהרג מפני שהוא כמועד ומותרה il sonè che dice l'ho ammazzato beshogeg senza essere consapevole della punizione nehrag viene ucciso
perché lui è considerato come Muad, Mutra, come si traduce? Avvertito. Avvertito e avvertito. Sì, Muad viene usato per il Shorm. Shorm Muad. Invece per l'uomo si dice che è Muad e Olam. Sempre Muad. Ok, le usa? Le usa? Vale, Lishon Acheret, Shena Dayanim e Kirimba. No. Non parlano una lingua altra che i Dayanim non conoscono, che i giudici non conoscono. C'è un ultimo Rashi, Ila Vetuvia, ed è Alvaraio, Cherubim e Laarel. Erano i testimoni di una di un prestito ed erano familiari del garante. Ok, cosa? 10 e 20. Okay.